Questa tappa del Basta Eurotour, la tappa cagliaritana, è una tappa particolare perché è organizzata dal Movimento Sociale Sardo, che è un movimento culturale e politico nato con l'idea di sopperire alla carenza di interesse dello Stato per i problemi della Sardegna e degli stessi partiti politici nazionali. Abbiamo quindi pensato di organizzare una collaborazione elettorale con la Lega Nord e insomma questo è il risultato, abbiamo discusso grande interesse. Ringrazio della presenza il professor Borghi, il senatore Raffaele Volpi. Il senatore Raffaele Volpi, con cui ho personalmente condotto le trattative per questa esperienza elettorale. Attendiamo l'arrivo di Matteo Salvini e di due candidati che sono Mauro Morlè e Francesca Donato. È presente in sala invece il nostro candidato, il candidato del Movimento Sociale Sardo, che è Mirko Valenti. Ringrazio gli altri soci fondatori del Movimento Sociale Sardo, che sono Mirko Valenti, Marco Fanelli e Gianluca Cocco, che non è presente oggi per motivi di lavoro, ma che ci ha mandato un breve messaggio. Dicevo, è una tappa particolare perché presentiamo in questa occasione l'alleanza col nostro movimento. Cercherò di essere breve nel mio intervento e di rispondere alle principali critiche che ci sono state mosse soprattutto dall'area di destra, da cui noi vi proveniamo, e cercheremo di colmare questi dubbi che si sono creati nei nostri confronti. Come dicevo, c'è una particolare carenza di interesse dei partiti nazionali nei confronti dei problemi della Sardegna. Abbiamo fatto una valutazione sulla latitanza dei partiti di destra, in particolare in queste elezioni europee partiti che rappresentino gli ideali delle persone di destra non ne abbiamo individuati. Abbiamo quindi messo da parte i percorsi politici comuni con personaggi che poi hanno aderito ad altri partiti che si sono dati un'etichetta di destra e abbiamo valutato la politica, cioè gli ideali, e abbiamo concluso che la Lega Nord era il partito che più di tutti gli altri rappresenta quelli che sono i nostri ideali, i nostri percorsi politici. L'accordo con la Lega naturalmente è stato mal visto, ci hanno accusato di essere secessionisti. Quello che voglio dire è che in realtà chi ci accusa di questo ha fatto parte di partiti politici che in passato si sono alleati con la Lega Nord per le amministrative o per le politiche, e che le secessioni si decidono a livello locale, come tutti sanno, non si decideranno sicuramente a livello europeo. Bisogna cogliere un segnale. Rispetto a qualche anno fa non c'è la Lega Nord Sardegna, quindi c'è un diverso approccio. C'è un accordo invece con un movimento politico locale e siamo stati noi a invitarli. La portata di questo accordo si può anche trovare nel simbolo che è stato utilizzato per le elezioni europee. Non c'è la parola Padania, c'è la parola autonomia, sancire l'accordo con vari movimenti politici locali di tutta Italia e la Lega per quelli che sono gli ideali e le battaglie comuni. Il nostro accordo con la Lega Nord si basa principalmente su tre punti fondamentali, che sono il lavoro e la tutela del lavoro, la sovranità nazionale, politica e monetaria, quindi la battaglia anche contro la zona euro, è l'immigrazione. Sull'immigrazione c'è un discorso molto lungo da fare. Il problema maggiore che si riscontra quando si cerca di fare politica a destra è l'accusa di razzismo. Quindi noi riscontriamo invece una inversione di tendenza. Il sistema Stato sta collassando per colpa delle lobby che, per così dire, si alimentano con l'immigrazione. Fare il rifugiato politico è un'attività molto produttiva, non solo per il rifugiato, ma anche per tutte quelle organizzazioni che con l'industria dell'immigrazione
si alimentano. I cittadini però subiscono questo diciamo, tacito accordo fra lobby che gestiscono l'immigrazione. E diciamo così, si assiste a un progressivo cancellamento delle identità nazionali, perché i cittadini del posto sono costretti a emigrare per cercare lavoro, lasciano il posto ai migrati che però non trovano lavoro, ma vengono assistiti in tutto e per tutto. E quindi è un problema che noi riteniamo debba essere risolto. C'è quindi la necessità di chiudere le frontiere. E c'è anche la necessità di porre fine al triste spettacolo che umilia la nostra Marina Militare Italiana e la costringe ad operarsi in un servizio di traghetto per extracomunitari irregolari. Abbiamo fatto anche però un discorso di radici politiche. Sappiamo che la Lega è alleata con il Front National di Marine Le Pen e con altri movimenti identitari di tutta Europa. Le battaglie che ci uniscono alla Lega in questa alleanza sono quella per la tutela delle tradizioni locali, contro l'islamizzazione dell'Europa, perché l'Europa non sia più un sistema di eurodittatura burocratizzato, ma sia veramente l'Europa dei popoli. Noi ricordiamo ad esempio l'onorevole Borghezio, la giovane aderì alla Giovane Europa, e noi stessi, noi camerati, noi che veniamo da destra, rappresentiamo queste battaglie per la tutela delle comuni radici cristiane, pagane dei popoli europei con la croce celtica. Tornando al discorso iniziale, abbiamo fatto però non un discorso di comune storia politica, ma un discorso di ideali comuni. Ebbene, quindi la Lega è un movimento che, come vi ho appena spiegato, rappresenta i nostri ideali. Abbiamo candidato un ragazzo che definiamo sardo di adozione, un siciliano, perché abbiamo fatto una candidatura polemica contro la legge elettorale che ci obbliga a confrontarci con i candidati siciliani che regolarmente vincono nel confronto con i candidati sardi, perché gli elettori sono molto più numerosi. Abbiamo quindi scelto Mirko, che è nato a Palermo, ma ha vissuto un terzo della propria vita in Sardegna, dove ha una figlia, e che ha condiviso con i suoi coetanei sardi gli stessi problemi che affliggono la nostra terra. Quindi è un candidato siciliano, ma che perlomeno conosce un minimo i problemi della Sardegna. Il nostro invito quindi è quello di votare il candidato del Movimento Sociale Sardo, che è appunto Mirko Valenti, scrivendo il suo nome nella scheda elettorale, barrando il simbolo che contiene la dicitura Lega Nord Autonomia no, Bassa Euro. Vi leggo per chiudere un breve messaggio di saluto dell'altro socio fondatore del Movimento Sociale Sardo, che oggi è assente. Un caloroso saluto a tutti i presenti. Il Movimento Sociale Sardo del Sala Regionale è un progetto nato con un preciso marchio di fabbrica, passione, militanza e coerenza. Tra le qualità, tre qualità che indicano serietà di un percorso e di chi lo intraprende. Abbiamo scelto di fondare il Movimento Sociale Sardo dopo aver preso atto della distanza dei partiti nazionali dalle esigenze degli italiani sardi, creato per i camerati sardi che non trovano un punto di riferimento politico. Si tratta di un progetto politico a lunga scadenza, ma a cui non poniamo limiti. Avrei tanto voluto essere con voi in questo bel momento, ma purtroppo la crisi non risparmia nessuno ed anche io, come tanti, troppi sardi, sono stato costretto a lasciare la mia terra in cerca di lavoro. In bocca al lupo alla Lega per le europee, al Movimento Sociale Sardo per il suo esordio, al nostro candidato Mirko Valenti, agli altri fondatori Daniele Caruso e Marco Fanelli e a tutti i nostri militanti e simpatizzanti, Gianluca Cocco. Vi ringrazio per l'attenzione, adesso passo la parola al candidato del Movimento Sociale Sardo, Mirko Valenti. Buonasera, benvenuti a tutti quanti. Devo dire, non mi aspettavo così numerosi. Sono appunto Mirko Valenti, sono nato a Palermo nell'86 e per circa 7 anni ho vissuto qui in Sardegna.
Sono sempre stato impegnato con partiti di destra sociale, quindi ho colto di buon grado questa alleanza con la Lega Nord, in quanto la sovranità politica e monetaria nazionale è uno dei punti fermi della mia militanza. Il problema dell'euro, come sicuramente capiremo dopo meglio con il professor Borghi e con l'onorevole Salvini, è un problema reale. Noi abbiamo una moneta che ha un tasso fisso di cambio con gli altri stati membri. Quando una economia di uno Stato va in evoluzione e involuzione, è impensabile mantenere lo stesso tasso di cambio. Un altro punto a cui tengo è ad essere padroni a casa nostra, ovvero è impensabile accogliere ancora migliaia e migliaia di clandestini quando noi non possiamo neanche mangiare. Cioè, quando arriva un clandestino qui in Italia, porta vari problemi, tra i quali una distrazione delle risorse che potrebbero essere utilizzate per aiutare le nostre imprese e i nostri disoccupati. Poi c'è un altro problema, che è quello di un abbassamento dei salari, perché questa gente viene qui e accetta delle condizioni di lavoro impensabili per quello che sono i nostri standard. E in più c'è un terzo problema, che è quello dei soldi che non restano sul nostro territorio, perché un clandestino che viene qui a lavorare magari anche in nero per anche 300 euro al mese, almeno la metà di questi soldi li rimanda nella sua terra d'origine. Quindi sono dei soldi che non vengono rimessi più nella nostra economia, ma che vanno sempre all'estero. La mia candidatura vuole portare avanti appunto queste battaglie per far ripartire l'Italia, in modo che non siamo più schiavi della BCE o di qualche lobby che deve decidere il nostro futuro. Noi siamo in un'Unione Europea che col Trattato di Schengen fa muovere merci e uomini all'interno appunto dell'Unione, mentre i sardi, senza un progetto di continuità territoriale, non riescono neanche a muoversi all'interno del proprio paese. Cioè, questo è un altro problema reale che abbiamo qui in Sardegna, anche con la realizzazione della zona franca, ma senza un progetto che può permettere di andare verso il continente, di far rientrare le materie prime, è inutile. Quindi il supporto alle nostre imprese locali deve passare da questi punti. Adesso vi dico appunto, come ha detto anche Daniele, il perché un siciliano ha così a cuore la Sardegna. Io appunto, come ha detto Daniele, ho vissuto qui per qualche annetto. Ho una bambina qua, ho trovato della gente meravigliosa che mi ha fatto sentire a casa. E quindi, visto questo affetto che mi lega alla Sardegna, mi sento anche io un guerriero per la causa sarda. Grazie. Adesso è il momento di Vincenzo Bodano e di Fabrizio Fadda per l'Associazione Antiquitalia. Salute e bentrovati. Vi ringraziamo per essere qui convenuti. Noi rappresentiamo, oltre che i prenditori vessati, anche il movimento Antiquitalia. Vi portiamo il saluto di tutti gli artigiani e commercianti dell'isola, che chiaramente in questo momento stanno vivendo periodo di sofferenza, e come ben potete immaginare ci fa piacere che qui adesso la Lega finalmente si interessi anche delle nostre problematiche. Devo ringraziarli nella fattispecie per aver espresso in tempi non sospetti la solidarietà a Felice Pani e a tutti i dissidenti della Serenissima. Questo dimostra che, nonostante aver assaporato per certi versi il benessere del vertice politico e partitocratico, ancora si ha una dignità e una capacità umana di riconoscere i combattenti, i veri guerrieri, i veri testimoni di quella che in qualche maniera può essere anche un'ispirazione rivoluzionaria, perché noi a questo ci rifacciamo, non lo nascondiamo, ovviamente, perché da questa situazione di recessione e di predominanza bancaria si deve pur uscire. E non sto a raccontarvi adesso la mia storia personale da imprenditore, non vi tedio, perché chiaramente tutti conoscono qual è la pressione coercitiva dell'elemento riscossorio, quali sono le problematiche col DURC, con le vicende bancarie. Vi sto solo a dire che è arrivato il momento di cambiare, è arrivato il momento di iniziare un'eversione culturale,
perché il domani ancora appartiene a noi. Qui mi fermo. Grazie. Salute, mi chiamo Fabrizio, faccio parte di un'associazione di volontariato che è Antivessazioni, ben più conosciuta come il più vasto movimento Antiequitalia. Siamo coordinati con tante altre associazioni, abbiamo scelto questa veste apartitica, trasversale, per essere oltre che contestatori anche propositivi. In effetti abbiamo fatto diverse, abbiamo contribuito alla stesura di diverse proposte di legge, qualcuno ha avuto anche qualche piccolo iter legislativo prima che venisse stoppata nelle varie commissioni dai vari funzionari burocrati che si annidano nei meandri dello Stato parallelo, parassitario ed assassino, però qualche piccolo risultato abbiamo cominciato ad averlo pure in epoca difficile. Non demordiamo, insisteremo, sappiamo che alcune nostre proposizioni sono ormai nel linguaggio del dibattito politico e insisteremo affinché vengano portate nei tavoli istituzionali. Siamo critici e anche riconoscenti in modo trasversale, cioè noi non abbiamo preso una posizione partitica, ecco perché pensiamo che le rappresentanze partitiche che raccolgono il nostro favore lo abbiano in modo ancora più autorevole da questo punto di vista. E alla Lega dobbiamo riconoscere una cosa: prima di tutto diamo a Cesare ciò che è di Cesare. Si arriverà prima o poi a mettere mano alla riscossione, voi assisterete a lungaggini enormi. Quando si arriverà a fare qualcosa, la si farà tale quale come la propose il rappresentante della Lega Nord Polledri, cioè la famosa legge 3804 che poteva far sì che i cittadini potevano far fronte ai loro debiti uscendo dalla crisi pagando ogni anno il 10% del debito esatto contratto senza carico di interessi, di more e di tentativi usurai di specularci sopra. E per questo non possiamo fare a meno di fare un atto di testimonianza e di riconoscimento. Circa l'usurocrazia che stiamo vivendo, e qui vi tolgo subito il dubbio cosa c'entra Antiequitalia con la Lega Nord. Sappiamo benissimo che il problema è a monte. Noi ci siamo impegnati in questa battaglia con un unico grande obiettivo: non doverlo fare più. Quindi ci sopporterete sino a che questa cosa migliori, poi torneremo tutti alle nostre attività, alla nostra vita privata. Però questo fatto dell'Europa combinata in questo modo e della bancocrazia combinata in questo modo sembra di fare uno schieramento pro Europa o pro banche e contro Europa e contro banche. Noi non siamo né contro l'Europa né contro le banche, noi siamo per un'Europa diversa, perché siamo europei e vogliamo starci. Tutt'al più se ne vadano gli usurocrati, delinquenti, criminali, assassini che il nostro regime politico ha permesso si annidassero nei meandri del potere, e siamo perché le banche ritornino ad essere delle agenzie di servizio all'economia reale, non delle associazioni di speculazione che tramano contro le comunità che le ospitano, come è successo nell'Eurozona da parte delle nostre banche nazionali e delle loro consociate estere. Perché quello che è successo grida vendetta, e non ci fermeremo alle proposte di legge. Noi chiederemo quando cambieranno i vertici dei parlamenti in Europa, e speriamo quanto prima anche in Italia, la messa in stato d'accusa di coloro che si sono macchiati di un vero e proprio tradimento nei confronti del popolo, di coloro che hanno permesso la più grande spoliazione di beni collettivi a favore di interessi egoistici privati. Perché proprio coloro che hanno avuto questa Europa tecnica e burocratica ci spacciavano essere un contesto dove unendosi si contava di più. Viceversa hanno creato un contesto che non rappresenta politicamente nessuno per far firmare contratti che impegnano noi senza che noi li abbiamo visti e vanno ad interesse di pochi e furbi e luridi usurai e faccendieri. Ebbene, questi signori che ci hanno spacciato il contesto della responsabilità e della meritocrazia hanno creato con la finanza speculativa un mostro tale che ha ingenerato la più grave crisi speculativa e finanziaria, che ha ingenerato la più grave crisi economico e sociale del dopoguerra, con un'infinità di fallimenti, centinaia di migliaia di suicidi e fino ad oggi nel mondo decine di milioni di disoccupati in più. Ebbene, non mi risulta che nessun finanziere, nessun banchiere sia finito in galera per questo. Anzi, hanno gli aiuti di Stato, gli unici aiuti che questo tipo di comunità consenta. Noi dobbiamo ribellarci e per questo ben venga la Lega Nord, se si schiera contro questo tipo di euro, riscattiamoci e creiamo un'Europa e un'Italia diversa. Grazie di tutti e auguri per i vostri lavori.
Ricordiamo che l'evento è ripreso in diretta sul sito basseuro.org in streaming. Salutiamo tutti coloro che ci stanno seguendo da internet. Adesso interviene l'imprenditore Mauro Borsetti, che ci racconta la sua esperienza con la crisi. Un sacco di gente, Come iniziare? Ex imprenditore, ci terrei a sottolineare, oggi sono venuto in tuta da lavoro, non mi arrendo, continuo a lavoro per scarsi. La spesa la faccio ancora. Nel 2009 abbiamo iniziato a, io avevo un negozio di, un bel negozietto di arredamenti, di lusso. Non sono mai stato ricco, benestante forse. 2009 è iniziata la crisi, ci ha portato in 2-3 anni a avere circa l'80% in meno del fatturato, però ricordo che innescare proprio la morte del negozio fu l'arrivo di questa richiesta da parte dell'INPS di 5.000 euro da pagare a testa, eravamo io e mia moglie, dunque una cifra interessante, che abbiamo iniziato a pagare con un certo tipo di rateizzazione, che però c'è un meccanismo perverso in base al quale se salti una rata devi pagare tutto quanto assieme. E quello è stato l'inizio della fine, perché abbiamo dovuto impegnare dei soldi che ci servivano per pagare altre cose. Sapete come funziona, assegni. Tra l'altro c'è anche una collega, più o meno un ex collega, più o meno nelle mie stesse condizioni, e saltare assegni, cosa succede? In quel momento è micidiale, perché è un gatto che si morde la coda e non c'è via di scampo. Se salti a pagare un assegno, succede che il tuo nome è segnato praticamente in maniera indelebile con tutti i fornitori. I fornitori da quel momento in poi, per i fornitori da quel momento in poi sei un delinquente. Vuol dire che vogliono i soldi. Scusate. Vuol dire che qualsiasi cosa che tu prendi per i negozi, anche se c'è una fornitura grossa, io ne ho avute grosse, devi pagare in anticipo. Devi pagare in anticipo. Questa manovra, cioè, è allucinante. È una cosa micidiale. È micidiale perché proprio non si riesce più a venire a capo. Se io devo fornire 100.000 euro per una fornitura, e devo anticiparne 80.000 euro, è impossibile venire a capo, è impossibile. Fatto sta che tutta questa cosa ha avuto implicazioni micidiali con le banche che poi cosa fai? Devi pagare una cosa e ne paghi un'altra. Dunque, ho smesso anche di pagare il mutuo della casa. La banca mi ha chiesto di rientrare. Cosa fai? Non rientri col mutuo. Allora stai fermo, non paghi il mutuo per un certo punto. Dice, ricontrattiamo il mutuo. Non sono un dipendente, sono un libero professionista. Dunque, non possiamo fare la contrattazione. Potremmo fare una cosa. Le togliamo 20 euro al mese di rata sul mutuo, però glielo allunghiamo di 7 anni. Signori, a ottobre dell'anno scorso, del 2013, ho chiuso il negozio, sono rinato, giuro, sto bene, adesso. Purtroppo dovrò riniziare da zero per portarlo via anche la casa. E io non sono di quelli che si suicida, chiederò se serve l'autista per il famoso carro armato. E mi unisco. Grazie.
diamo il benvenuto al segretario federale della Lega Nord, Matteo Salvini. Adesso è il turno di Antonella Di Nuzio, conduttrice televisiva della trasmissione In Progress su Videolina, che interverrà sul signoraggio bancario. Buonasera a tutti. Non accendere ancora prima che tolga l'invito. Però se vuoi lo facciamo vedere. Lo facciamo vedere? Accendi, Daniele. È il mio screensaver. Pensavo particolarmente a una persona quando ho inserito questo cartello stradale. Europeo, quindi di legge. La persona a cui pensavo e penso ogni giorno si chiama Mario Draghi. Allora, mi è stato detto di essere molto molto celere, per cui ho preparato delle slide in modo da capirci tutti, perché il signoraggio bancario è un argomento facilissimo, è molto più complesso quello del debito pubblico e della sovranità monetaria, ma spero che con queste slide riuscirò ad essere chiara e a parlare con la lingua che è quella stessa con cui si mangia, anche se il professor Borghi, presentando queste slide in un esame universitario, sicuramente mi boccerebbe. Vediamo, non lo so, non ho ancora viste, quindi poi dopo glielo dico, poi dopo le do il voto. Sono molto sintetiche. Allora, dopo il baratto ci sono state le monete, il cui valore, come vedete, era determinato dalla quantità di oro argento che si usava per il peso della moneta, in seguito dalle riserve auree. Però purtroppo dal 1971 non è più stato definito il rapporto tra oro posseduta e posseduto e moneta emessa. Infatti la Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, nel 2005 dichiara che non comunicherà più il tasso di parità con l'oro. E arriviamo alla nostra moneta. Ve le ricordate tutti le 500 lire di carta? Erano 500 lire, però avevano un valore. Ora, la moneta è un elemento di scambio che misura un valore, ma questo valore può essere creato anche artificialmente. Quindi è una moneta che diventa convenzionale. Questo stato della moneta ci è stato reso più evidente dall'euro. Vi ricordate che sulle 500 lire, come tutte le altre monete, c'è scritto Repubblica Italiana e sotto biglietto di Stato a costo legale. Questa è la dicitura giusta, soprattutto Repubblica Italiana. Cosa cambia con l'euro? Ingrandiamo. Ci sono degli errori di fondo economicamente per il valore della moneta che sono determinate da, se guardate le 50 euro, le 50.000 lire, scusate, cominciano a diventare pagabili a vista al portatore. Banca d'Italia, non più Repubblica Italiana. E qui vedete la firma sulle 20 euro del mio carissimo amico Mario Draghi. Quando su una moneta c'è scritto pagabili a vista al portatore, si chiama cambiale.
E questo succede da quando lo Stato non ha più la sovranità monetaria. Infatti, l'emissione di denaro non è pubblica, ma è privata ed è la Banca d'Italia, che è una SPA, fra varie banche, anche l'INPS. Quindi il nostro governo non crea denaro in questo attuale sistema monetario. Il denaro viene creato dalla Banca d'Italia, che è una filiale della BCE. Quando il governo chiede denaro in prestito, si produce denaro ogni volta che il prestito è approvato dal sistema bancario. Il sistema bancario europeo è tutto ciò che vedete riportato nella cartina. Se andate sul sito della Banca d'Italia, che nella home page la Banca d'Italia ha cambiato anche il suo stato d'essere ultimamente, dato che molti più cominciano a parlare di questi argomenti, dell'euro e anche del signoraggio bancario. Ma c'è un errore che ho evidenziato. La Banca d'Italia sostiene di essere un istituto di diritto pubblico, che molti interpretano pubblico. No, pubblico non significa statale. La Banca d'Italia presta del denaro al governo solo su una base di una promessa, senza le coperture auree, che non esistono più dal 1933. È da qui che nasce il debito pubblico, cioè con la privatizzazione della sovranità monetaria. Quindi, quando lo Stato perde la sovranità monetaria, il potere di stampare moneta, aumenta il debito pubblico, del quale la banca è creditrice, e diminuisce il nostro potere d'acquisto. Signoraggio bancario. Infatti, tutti questi argomenti si intersecano fra di loro. Ma tecnicamente che cos'è il signoraggio bancario? Abbiamo già visto che questa carta moneta che noi facciamo girare fra le mani, fortunatamente parecchi no, non ha un valore nominale come quello delle 500 lire che abbiamo visto. E nonostante questo, si aggiunge un altro valore, quello del costo della stampa di questa carta moneta. Quindi il signoraggio bancario non è altro che la differenza fra il valore nominale della moneta e il suo costo di produzione. Perché stampare moneta costa la Banca d'Italia, costo che si fa pagare dallo Stato. Per stampare una moneta da 100 euro, diciamo che il costo della stampa varia da 2 euro a 50 a 3 euro, costo che viene caricato sulla moneta che la banca affitta allo Stato. Perché questo affitto la banca poi se lo fa pagare. Ah, forse era un po' distante con dal permesso, micro. Può essere breve? Sì. E possibilmente fare una domanda? Certo. Perché eravamo d'accordo che, cioè, non era una conferenza, una domanda doveva fare. A me è stato chiesto di parlare di questo argomento del signoraggio bancario, lo sto facendo velocemente, ma è finito. Grazie. Professor Borghi. Per cui questo è il signoraggio bancario. Allora gliela faccio la domanda subitissimo. Nel dicembre del 2013 Mario Draghi ha dichiarato che l'euro è irreversibile. Ci spieghi perché? Qual è la visione di Mario Draghi e quali sono i motivi tecnici per cui può dichiarare questo? Volentieri. Grazie.